Amici di Formula Italian Team, buonasera e benvenuti! Circuito dell'Hungaroring Sport League, il campionato va avanti e quindi siamo qui pronti in cabina di commento con me a farmi compagnia, c'è il buon Jacopo Rochita. Buonasera Luca e buonasera a tutti, buona gara! Mentre nella stanza dei bottoni, direzione gara, Marco Lucconi. Buonasera a tutti. E quindi arriviamo a questa, se non vado errato, undicesima prova del campionato per quanto riguarda la Pro League. Arriviamo qui con una classifica che ha ancora molto da dire per quanto concerne il campionato. Classifica che in questo momento vede in vetta Shumi Legend, 51 punti davanti a Luca Pigno, poi Michael, Alessio Fiorino e Vampir, con Luca Pigno che quindi è chiamato al grande riscatto. Le gare al termine cominciano ad essere sempre meno e 51 punti sono più di due gare di ritardo da Shumi Legend, che quest'anno raramente ha sbagliato un colpo. Nel frattempo Luca Pigno proprio va a mettere almeno per ora le cose in chiaro, 122 millesimi di vantaggio nei confronti di Shumi Legend, a prendersi quella che in questo momento è la pole position provvisoria. Sì, subito un botta risposta tra Luca Pigno e Shumi. Come hai detto te, Luca, è forse la gara decisiva, sicuramente è la chiave di questo campionato, questo Gran Premio d'Ungheria, perché Luca Pigno deve dare per forza una risposta nei confronti del suo rivale, visto che adesso i punti cominciano ad essere veramente tanti. Occhio anche agli altri, che però sono molto vicini, perché Michael e Alessio Fiorino ad esempio hanno fatto 16-2, 16-3, non distantissimi. Pista corta, pista tortuosa, qualifiche fondamentali, anche perché nella casistica della Pro abbiamo visto che è abbastanza importante partire davanti. Scusatemi, della Sport. Due wildcard nella gara di questa sera, entrambi a vestire i colori dell'Alfa Tauri. Il primo è Niki 312, ora inquadrato dalle telecamere, che rientra dopo alcuni problemi alla sua periferica, al suo volante. E l'altro è Stefano Marte, quindi entrambi, come detto, vanno a prendere posto sui sedili dell'Alfa Tauri. Classifica provvisoria con Michael che si ferma a poco meno di mezzo secondo dalla coppia Luca Pigno Shumi Legend avanti. Intanto Luca Pigno, che tra l'altro in questo momento è anche proprietario dei tre migliori settori del tracciato, 27-1 nel primo settore, 26-9 nel settore centrale, 21-6 nel terzo settore. Sì, siamo solamente alle fasi iniziali di questa qualifica, la pista sicuramente avrà un'evoluzione. Magico Son intanto, dopo l'ottima prestazione di Austria, si piazza adesso in terza posizione aprendo la seconda fila. Sarà interessante, Luca, secondo me, vedere come adotteranno sicuramente le strategie i piloti, anche perché è una pista dove è difficilissimo superare, qualifica fondamentale, e poi dopo in gara, se si è tutti vicini e qualcuno parte con una strategia diversa, possono essere dolore all'ingresso della prima sosta. Assolutamente sì. Intanto Top Inchester va a chiudere il giro, infatti non era un giro eccezionale, si ferma un secondo dall'attuale tempo di riferimento in 1:15.809 stabilito dalla Williams di Luca Pigno, mentre c'è una bandiera gialla nel secondo settore. Sta tornando in pista, esce proprio in questo momento dai box la Alfa Tauri di Niki 312T, stessa cosa quella del suo compagno di squadra di questa sera, ovvero Stefano Marte. Giro riuscita anche per Shumi Legend, che quindi va a preparare quello che sarà il suo secondo tentativo di questa sessione. Tanto presto sono usciti sia Luca Pigno che Shumi, perché già secondo tentativo quando ancora mancano 12 minuti significa che poi dopo o aspettano parecchio, addirittura anticiperanno pure il terzo per evitare il traffico. Bello vedere comunque, Luca, dal terzo posto in poi un bel pacchetto in mischia che comprende fino a Vampir. Girato Canino, proprio adesso catturato dalle telecamere della regia. Canino che in questo momento è in nona posizione, paga un secondo e mezzo proprio mentre sta sopraggiungendo la un Alfa Tauri, era quella di Stefano Marte, mentre sta arrivando nell'ultimo settore quella di Niki, che sta per iniziare il suo giro veloce. Niki che spesso ha regalato ottime prestazioni, vedremo se oggi riuscirà a farci vedere quanto di buono mostrato nelle gare in cui ha partecipato. È partito col botto a Miami, andava fortissimo, purtroppo un ritiro che ne ha compromesso la gara, ha dimostrato di essere molto veloce ma ancora
un po' meno concludente. Apre il DRS, il seconda zona DRS, 2, una sul rettilineo principale, uno su quella che conduce da curva 1 a curva 3 qui in Ungheria. Dopodiché leggero controllo da parte di Niki, che va ora in salita verso una che di quelle che è probabilmente la curva più difficile del tracciato, curva 6. Prende il corno leggermente largo, attenzione perché lì bisogna stare molto attenti. Vediamo se è riuscito a salvare il suo giro. Tempo di riferimento 27.1 nel primo settore da parte di Luca Bigno. Niki fa 27.2 e a un decimino da Luca Bigno nel primo settore. Il giro è ancora buono. Ed è sugli stessi tempi di Schumi, che è poco più avanti rispetto a lui, quindi i due si stanno battagliando molto molto ferocemente in questo secondo tentativo, ma soprattutto Luca Bigno, 27.1 al T1. 27.9 settore centrale per Schumi, 26.9 pardon, per Schumi Legend nel settore centrale. Anche Niki. 26.9 anche per Niki, sono entrambi su Luca Bigno. Errore di Schumi mentre Niki sta arrivando sul traguardo, errore anche per lui. Muro pesantissimo con il posteriore in uscita dall'ultima curva, errore per entrambi, quindi stavano spingendo davvero forte mentre è alla penultima curva. Ora Luca Bigno che migliora il settore centrale scendendo da 26.9 a 26.8. Questo può essere un tempone, eh? Questo siamo sul 15 medio, eh? Luca Bigno sul traguardo in un primo 15 secondi, 613 millesimi, lima di quasi due decimi. La sua prestazione precedente migliora anche l'ultimo settore. Straordinario Luca Bigno. Sì, straordinario, ha messo bene bene assieme i settori e ha fatto veramente un gran giro e sarà difficile battere quel tempo lì. Ti segnalo anche un errore da parte di Michael in questo secondo tentativo, perché non ha completamente l'ala. Errore quindi anche per Michael. Sta rientrando Fiorino che si è issato in quinta posizione. Sta arrivando Kaisermat che si sta lanciando in questo momento invece. E a pista molto libera, praticamente un settore libero, Kaiser, che quindi non si dovrà preoccupare di eventuali macchine lente che si stanno lanciando. Si inserisce dietro di lui Tukumic in un pacchetto di mischia, Luca, che va dal terzo all'ottavo posto. Allora andiamo a vedere questo pacchetto di mischia, se ci saranno degli strappi nella fase finale della sessione. Luca Bigno 21.6 nel settore centrale, abbassato di pochi millesimi ma ulteriormente migliorato se stesso. Andiamo a vedere Kaisermat, ora attendiamo l'aggiornamento del monitor dei tempi nel primo settore, dove il tempo da battere è il 27.1 segnato da Luca Bigno. Canino intanto passa lì in 27.5, fa altrettanto F. Vediamo, attendiamo ancora l'aggiornamento di Kaisermat. Monitor dei tempi che non ci sta aiutando in questo momento. Kaisermat ormai nell'ultimo settore del tracciato, penultima curva. È a 8 decimi dal tempo di Luca Bigno, ma non è lontano, gli bastano un paio di decimi per andarsi a prendere una potenziale seconda fila. E lo fa! Lo fa! Bello! Lo fa per 102 millesimi nei confronti di Magico Sonny, si mette terzo Kaisermat. E finalmente dà una bella risposta a una parte centrale del campionato molto in sofferenza. Questo è stato un gran giro da parte del pilota Ferrari, che lo issa là davanti. Non male, non in record assoluto, ma 21.8 nell'ultimo settore. Partito il giro invece ora anche per Magico Sonny. Anche qui attendiamo l'aggiornamento del monitor dei tempi per guardare il suo primo settore. Attenzione, c'è una Williams che rallenta proprio davanti a Magico Sonny. Si sposta, non dovrebbe aver avuto problemi di traffico il pilota della Mercedes, che va larghissimo però. Vediamo se il giro è stato annullato. Probabile di sì, anche qui molto largo. Dà la sensazione di continuare a spingere Magico Sonny. Giro annullato. Sì, mi sembra di sì. Giro annullato, infatti si è messo anche in modalità di carica della parte ibrida, vedevamo il lampeggio al posteriore. Tanto si è lanciato Michael, dal Pinkestrel. E Michael è già uscito dai box, come è già uscito dai box anche Schumi. Quando mancano 6 minuti, occhio, perché a questo punto può darsi che hanno 4 gomme. E quindi, topping! Errore, è andato a sfruttare troppo il cordolo a destra nell'imbocco di curva 2, lo ha trascinato completamente verso l'esterno, mancando la corda di curva 2. Interessante capire la scelta delle gomme, perché Schumi sicuramente al suo terzo set. Attenzione, scusami. Stefano Marte stava arrivando sull'ultima curva e è andato ad aggredire il cordolo interno
e anche lui testa coda. È partito invece il giro ora di Shumi Legend. Ecco, a questo punto bisogna seguirlo con veramente tanta tanta attenzione. Paga in questo momento 318 millesimi di ritardo nei confronti della pole di Luca Pigno, che nei primi due tentativi di questa qualifica è stato perfetto. Va a scalare in terza, poi subito quarta per andare a mettere il piede sull'acceleratore in salita a curva 4, poi la lucina piega di curva 5 via a sinistra alla cieca, si scavalla per curva 6. Molto preciso qui. Un po' di preciso. Sottosterzo qui. Sì, non ha fatto benissimo curva 1. Molto bene. 27-1 settore 1. Sì, non ha fatto bene curva 1 Shumi. Per il resto la macchina sembra veramente composta, anche se in percorrenza sembra avere un filo di sottosterzo. Occhio lì, è andato un pochettino largo. 27-2 per Shumi nel primo settore, paga un decimo da Luca Bigno. Michael sta facendo un bel giro, 26-9 nella parte centrale, si può issare in terza posizione, addirittura impensierire Shumi per la prima fila. Vediamo l'ultimo settore di Michael, il tempo da battere nell'ultimo settore 21.6 da parte di Luca Bigno, con Michael che si mette in seconda posizione, 5 millesimi davanti a Shumi Legend. Fiorino però Alessio si prende la seconda posizione, sta arrivando ora sul traguardo Shumi Legend, che si riprende la seconda posizione a 127 millesimi di secondo da Luca Bigno, che però anche dopo questo rendezvous, questo terzo tentativo, rimane davanti. E mancano 4 minuti, se Shumi riesce ad andare veloce in questo giro potrebbe addirittura optare la quarta gomma rossa. 21.5 l'ultimo settore di Shumi Legend. Forte, veramente forte è andato nell'ultima parte. Però paga tanto nel primo settore. Giro d'uscita per Topping, Ezio Bonni, Krikkonen, Niki, che è ancora con tempo molto alto, 5 secondi e 3, sta arrivando ora nell'ultimo settore del tracciato. Credo abbia iniziato il giro Vampir, no, sta per iniziare il giro, è proprio ora all'ultima curva, quindi parte prima Vampir, poi Niki. Sì. Si lancia ora Vampir, allora andiamo in onboard, casco cornuto per lui. E per loro è l'ultimo tentativo. 3 minuti 35 secondi al termine, andiamo a vedere il giro di Vampir, arriva ora curva 3, Pollard con... fatto fatica a prendere la corda all'inizio di curva 3. Vediamo il rilevamento del primo settore, sempre 27-1 da parte di Luca Bigno, il tempo da battere eguagliato. Non è male. 27-2 in linea con Shumi. Pulito qui alla chicane, sfrutta poco il cordolo prima di iniziare qui le S che lo porteranno poi a concludere il secondo settore del tracciato. Niki intanto 27-2 settore 1. Vampir arriva ora nel settore centrale del tracciato, 27-3 per Magico Sonny nel primo settore, 27-6 il tempo di prima, 27-3. Intanto sta arrivando nell'ultimo settore Vampir, ultima curva leggermente. Oh, Niki giro annullato per Niki. Vampir partirà in fondo, scavalca Kaiser, ma si mette a mezzo secondo, sta per lanciarsi Michael, intanto clamoroso Niki, si rilancia però forse a carburante, forse non avrà una gomma iperperformante ma potrebbe avere carburante. Sì, però sicuramente si è giocato la chance di poter puntare alle prime due file, credo. E allora occhi puntati sul giro Niki, mentre escono ora quasi insieme Luca Bigno con la Williams e Alessio Fiorino con la Red Bull, mentre sono ancora fermi ai box Shumi e Michael. Vediamo quarta gomma per Shumi, bandiera gialla e c'è il lampeggio già nel posteriore di Niki, prova a fare un giro migliore Niki, vediamo, passa al primo settore, attendiamo l'aggiornamento del monitor dei tempi. 27-2, ha replicato il tempo del giro precedente. Sta cercando di fare un giro anche con poca batteria. Credo il giro di Niki prima sia stato annullato qui in curva 12, alla fine del secondo settore. Sì, all'uscita, sì, che è molto probabile che puoi prendere il taglio. Settore centrale di Niki, attendiamo sempre l'aggiornamento del monitor di Nemi, prova ad andare sul traguardo, è molto lontano in questo momento, paga un distacco di 5 secondi tra la pole con un giro assolutamente non prestazionale, chiude Niki, apre il DRS per metterla comunque in settima senza batteria praticamente per tutto il giro.
L'ha salvata un po', anche se però partire in mezzo gruppo è su Bonni. È partito il giro di Luca Bigno, dopo di lui Alessio Fiorino. Schumi ha un po' di traffico, proprio quello di Michael, credo. No, Michael è rimasto in box, allora l'altra McLaren, quello di Tukumic. E allora andiamo con Luca Bigno, che sta per arrivare al primo settore. 27-1, il suo tempo, quello da battere. Michael invece probabilmente risparmia una gomma. O forse aveva tre gomme rosse, quindi ha due gomme gialle. 27-154, abbassa ancora di qualche millesimo nel primo settore Luca Bigno. Sta andando forte, sta guidando forte. 27-2 per Alessio Fiorino, miglior personale, ma paga 97 millesimi di ritardo da Luca Bigno, che arriva ora nel settore centrale. Tempo da battere per lui, 26-8. Tendiamo l'aggiornamento del monitor. Demi Fiorino fuori! Collisione con... con Niki. Collisione con Niki. 26-7, migliora ancora settore centrale Luca Bigno, che va sul traguardo probabilmente per migliorarsi in 1.15, 514. Schumi, vediamolo. Primo settore 27-2. Mentre si è girata una Ferrari davanti a lui, proprio all'uscita dell'ultima curva dello Snake, di curva 12. Settore centrale per Schumi Legend, lo attendiamo nell'aggiornamento del monitor dei tempi. 26-8. 26-8, molto vicino alla prestazione di Luca Bigno. Deve fare però un ultimo settore fenomenale per batterlo. Va sul traguardo Schumi Legend per migliorarsi, ma rimanere secondo a 154 millesimi. Niki si ritira dalla sessione, credo ci sia stata una grossa incomprensione con Alessio Fiorino. Sì, è un peccato per Alessio, perché stava migliorando i suoi tempi e purtroppo non ha potuto fare. Fortunatamente per lui comunque rimane in seconda fila. Chiude Kaiser, che non migliora, sta arrivando Stefano Marte, che però procede lentamente, quindi non va a chiudere il giro. Altrettanto fa Topping Kestrel, che va a mettere la freccia a destra per tornare ai box, e quindi tutti i piloti hanno preso bandiera o sono tornati ai box. La prima fila, Jacopo, spetta ancora una volta ai due contendenti per la lotta al titolo. Sì, con questa volta Luca Bigno, che è stato molto più veloce di Schumi sempre in ogni singola run che ha effettuato. E la cosa interessante di questa qualifica, a parte che sono tutti molto vicini, soprattutto nella zona poi tra Alessio Fiorino anche Topping Kestrel va, sono praticamente in sei decimi, ci sono tutti. La cosa interessante è che Alessio Fiorino, Michael e Schumi Legend hanno usato quattro gomme rosse. Quattro gomme rosse, quindi credono nella possibilità che non ci siano in top in gara, o eventualmente di non cambiare strategia. Non potranno più farlo. Sì, perché a questo punto si trovano semplicemente con quattro gomme rosse tutte usate, e avranno solamente a disposizione una media nuova gomma gialla e una hard nuova gomma bianca per la gara. In sovraimpressione la classifica finale di questa sessione di qualifica, qualifiche che andremo poi a classifica della sessione di qualifica che andremo a vedere con la griglia di partenza. Noi ci prendiamo qualche piccolo secondo di pubblicità e torniamo fra pochissimo per il via del Gran Premio d'Ungheria, 11ª prova della Sport League 2022-2023. A tra poco. Amici di Formula Italian Team, se sono qui è per un annuncio importante. Ebbene sì, vogliamo farvi un regalo. Un regalo? Di che si tratta, dai? Un momento, ci arrivo. Mi dai un secondino, arrivo. Dai Luca, non tenerti sulle spine che stiamo provando. Cosa bolle in pentola? Vogliamo farvi un regalo, anzi due. Ma come fare? Molto semplice. Vi basta seguirci su Twitch, infatti alla fine di maggio, alla fine della nostra stagione agonistica, due regali, entrambi estratti a sorte. Il primo, fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per almeno
3 mesi consecutivi, da 3 a 5 mesi per la precisione, e il secondo, un pochettino più grande, estratto fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per 6 mesi o più. Ma non ci credo. Ma Luca, sei serio? Allora corro subito. Ma non scherzare, dei regali, assurdo. Ma chi se ne frega delle Master, io vi saluto. Ciao ragazzi. E quindi non perdete tempo, andate su Twitch, seguiteci e rinnovate il vostro abbonamento, o iniziate a farlo, valgono tutti gli abbonamenti, anche Prime, perché se avete Prime e non lo sapete, su Twitch l'abbonamento è completamente gratuito. Sì, vabbè Luca, ho capito tutto, va bene tutto, però dici che cos'è sto regalo, cioè vogliamo sapere qualcosa, dai. Adesso vuoi sapere un pochettino troppe cose, rimanete sintonizzati qui, vi faremo sapere anche qual è il vostro regalo. Nel frattempo ci vediamo su Twitch. Eccoci rientrati in diretta con le vetture che hanno lasciato lo schieramento di partenza per iniziare il loro giro di formazione. Allora andiamo a vedere la griglia di partenza con la prima fila dei due contendenti principali al titolo, Luca Migno e Shumi Legend, poi Alessio Fiorino e Michael in seconda fila, terza fila per Magico Sonny e Vampir su Alfa Romeo, quarta fila in settima posizione Kaiser Mazzu Ferrari affiancato dall'Alfa Tauri di Stefano Marte, quinta fila, nona posizione per la Haas di Effe, decima per la McLaren di Tukumic, in sestra fila l'Aston Martin Topin Kestrel che scatta con bomba dura affiancato dalla Red Bull di Ezio Bonni, tredicesimo Niki con l'Alfa Tauri affiancato da Stefano Canino, in ottava fila con il quindicesimo e ultimo tempo la Williams di Krikkonen. Analizzavamo le gomme, Jacopo. Sì, analizzavamo le gomme, solamente Tukumic e Topping che partono decimo e undicesima posizione hanno optato per gomme hard, tutti quanti con gomma media, quindi diciamo tutti con la stessa identica strategia iniziale. Il fattore chiave saranno sicuramente gli imprevisti, la track position in Ungheria è fondamentale, occhio però perché i primi dovranno spingere tanto perché sicuramente si potranno trovare chi ha le gomme hard proprio nel loro cammino quando poi dopo ci sarà la sosta. Un ultimo sguardo a quelle che sono le classifiche prima della partenza. Shumi Legend in questo momento ha 51 lunghezze di vantaggio nei confronti di Luca Bigno, mentre in classifica costruttori Haas davanti a tutti, mentre dietro inseguono un testa a testa pari merito con 193 punti cada una Williams e McLaren, che quindi hanno entrambe 62 punti di ritardo dalla vetta che in questo momento è per il team Haas. Tanti errori in griglia di partenza con le luci che quindi ora si vanno ad accendere, 5 luci rosse allo spegnimento, il via del Gran Premio di Ungheria Sport League 2022-2023. Partono le vetture subito, lo scatto davanti da parte di Luca Bigno che è partito benissimo, dietro Michael prende la posizione nei confronti di Alessio Fiorino, prova subito ad attaccare anche Shumi Legend, mentre dietro anche Magico Sonny nei confronti della Red Bull, attenzione davanti con Michael che va in seconda posizione e va davanti a Shumi Legend, si prende grande partenza da parte di Michael, ne approfitta Alessio Fiorino che prende un po' di margine, prova a respirare, poi via via tutto il gruppo. Sì, una partenza aggressiva di Michael che è entrato cattivo sulla pancia della Haas di Shumi Legend che si è dovuto spostare per farlo passare e questo offre fianco soprattutto a Luca Bigno che ha già messo dei metri tra sé e il pilota McLaren, dietro il gruppo tutto compatto con chi è partito con gomme hard, è veramente una pessima partenza sia Topping che Tukumic, hanno perso 3 posizioni a testa. Dicevamo respira Luca Bigno, ma Michael cerca di buttarsi subito all'inseguimento. Niki, attenzione, subito a cercare di recuperare. Erroraccio, l'ha persa credo Ezio Bonni perché si è piantato in curva 12. Niki sfortunatissimo, incredibile. Gliene sta succedendo una ad ogni gara, comunque pazzesco. Sì, praticamente ero in un board con lui nel tentativo di seguire la sua rimonta che era già stata molto... furiosa dalla partenza. Praticamente Ezio Bonni ha perso la macchina all'ingresso della curva prima del termine del secondo settore, Niki non ha potuto fare niente, si è ritrovato praticamente la macchina di traverso e l'ha centrato in pieno e quindi tutti e due ritirati, che sfortuna per Niki, però è anche vero che diciamo che un po' data qualifica. Anche dalla qualifica, non tanto dalla posizione in cui c'era, ma dal fatto che poi ha preso 5 posizioni di penalità che l'ha fatto retrocedere in dodicesima piazza di partenza.
e quindi safety car che viene subito chiamata in causa al secondo giro di 35 con Luca Bigno davanti a Michael, poi Schumi, Magico Sonny, Fiorino, Vampir, Kaisermatt, Stefano Marte, Eppe, Topping Kestrel, Tugumi, Krikolen e Stefano Canino. Subito fuori gara dopo neanche un giro la Red Bull di Ezio Bonni e l'Alfa Tauri di Niki 312T. Questa prima neutralizzazione ovviamente non favorisce o sfavorisce nessuno, tutti incolonnati, ovviamente nessuno ha pensato a fare una strategia diversa, però diciamo che adesso le carte in tavola sono un po' diverse, Luca, nel senso che Schumi non può controllare Luca Bigno perché davanti si ha Michael che vorrà tenere il ritmo del pilota Williams, che sembrava comunque già fare un bel ritmo al primo giro di gara. In termini di classifica, in questo momento Luca Bigno non può sperare di meglio, c'è un pilota che si è messo fra sé e il suo rivale che gli permetterebbe, se dovesse conquistare anche il giro veloce, di andarsi a prendere 11 punti in questa gara e che lo porterebbero in questa virtuale situazione da meno 51 a meno 40, che sarebbe un bello sprint per andare nella fase finale di stagione. Mentre Krikkonen va ai box. Krikkonen va ai box, non c'erano danni, quindi per Krikkonen credo che ci sia un cambio di strategia, chissà se concordato anche col compagno di squadra, forse anche per andare a verificare quella che è la prestazione della gomma hard. Magari Krikkonen spera in un'ulteriore neutralizzazione, magari Krikkonen spera comunque di poter provare a gestire questa gomma ed arrivare in fondo con la hard. Sì, è tanto difficile, si può fare, però è un'informazione sicuramente utile al suo compagno di squadra, ma anche per esempio se poi accade un'altra safety car, a quel punto può ricambiare la strategia e montare o la media se ce l'ha, e quindi poi dopo passare lui all'attacco nella seconda parte di Gran Premio. Quindi diciamo che per Krikkonen è una mossa anche giusta, perché gli si può aprire più strade nel corso della gara. Per Luca Bigno intanto questa è stata la terza pole position in Sport League, la settima in totale nella storia di Formula Italian Team. Occhio anche alle statistiche, perché in 9 gare corse su questo tracciato nella storia della Sport League, in tutte le edizioni hanno sempre vinto i piloti che sono scattati dalla prima fila, 9 su 9, 5 volte ha vinto il poleman, 4 volte ha vinto il pilota partito in seconda posizione. Credo che la safety car possa rientrare al termine di questo giro. E quindi sì, ecco, infatti. E quindi adesso la gara ripartirà. Occhio all'ultima curva, perché nella ripartenza diventa veramente critica. Potrebbe essere un vantaggio per Krikkonen, perché Krikkonen ha praticamente fatto metà del giro spingendo per cercare di mettere in temperatura la gomma bianca, che invece spesso è molto più critica quando fai diversi giri con quella gomma a velocità di regime di safety car. Vediamo quando decide di ripartire Luca Bigno, che dà subito lo strappo. Adesso. Da subito lo strappo, coglie un po' impreparato Michael, mentre Schumi si è subito messo a caccia e ancora più magico. Vicino Magico Sonny a Schumi. Attenzione! Può andare forse all'attacco il pilota della Mercedes nei confronti di Schumi. Beh, che si prova. Sposta all'interno e Schumi si difende con Magico Sonny, che prova ad affondare la staccata all'esterno, prova poi l'incrocio nei confronti di Schumi Legend. Attenzione, perché è una fase critica per Schumi, con Sonny che si affianca completamente. Schumi affonda la staccata, va un pochettino largo, ma non c'è spazio per Sonny per provare a riproporsi all'interno. Ancora esterno la parte di Sonny, che prova a farsi dentro. Attenzione, bandiera gialla, Stefano Marte, errore da parte di Stefano Marte, non so se c'è stato un contatto in curva 4. Terribile inizio di gara per la Aston Martin, pardon, per la Alfa Tauri. Sì, diciamo non delle migliori per il team che ha perso già Niki, soprattutto per il fatto che stava comunque in una posizione ottima dopo la prima safety car. Adesso invece, dopo l'attacco, Magico deve difendersi da Alessio Fiorino. Infatti ha avuto un grande abbrivio Magico Sonny inizialmente, ora sta scappando Schumi e dietro di lui sembrano pressanti un trenino formato da Fiorino, Vampir e Kaisermatt. Davanti grande strappo subito di Luca Bigno, che ha dato quasi un secondo a Michael, che ha fatto fatica in questo giro, non avrà il DRS per i primi due giri, fondamentali per Luca Bigno per cercare di creare un buco e essere un po' più tranquillo. In questo momento sarebbero in zona DRS, guarda che adesso per un secondo
sale a 1-1, sta cercando di andare via Luca Biglione nei confronti di Michael. Poi c'è Schumi, poi da lì sarebbe un trenino con Michael, Schumi, Magico Sonny, Fiorino, Vampire e Kaisermatt. Poco più lontani F e Topping Kestrel. Topping Kestrel che però, ricordiamo, è attaccato a questo gruppo, è rimasto in pista e su gomma hard. E dietro a Topping c'è Tukumik con la medesima strategia. Un secondo 0-0-1 è al limite. Luca Bigno e... su Michael. Molto al limite, 1-0-18, 1-0-35, un secondo, poi diventano 9 decimi, poi torna 1-0-18. Ricordiamo che non avrà DRS in questo giro, lo avrà nel settore successivo, cioè quello fra curva 1 e curva 3. Stanno girando al millesimo comunque Michael e Luca Bigno, eh. Luca Bigno, vediamo se va a migliorare il suo giro veloce, no, non lo fa, quindi rimane il riferimento, l'1-19-5 nel giro precedente. Con Michael, vediamo se va a aprire il DRS, credo fosse leggermente indietro al detection point, infatti è così. No, sì, perché il detection point lo si attiva al prossimo giro, ancora questo giro non si poteva attivarlo, nonostante venisse indicata la grafica. Allora vediamo se Michael riesce a resistere ancora un giro allo strappo che sta cercando di dare. Mamma mia. Stanno guidando davvero al limite. Sì, Michael sicuramente... è impiccato quanto Luca Bigno nel tentativo di rimanere sotto e sembra in questa fase riuscirci. Sembra più vicino di quando non lo fosse nel giro precedente. Sono tutti a 9 decimi. Mamma mia, sono tutti davvero impiccati per cercare di rimanere questo trenino. Massima attenzione anche alle penalità, perché qui uscita di curva 6, uscita di curva 12 sono micidiali. E credo che forse riesca a prenderlo, eh. Oh, Luca Bigno, controllo! La stava perdendo, sì. Luca Bigno, eravamo proprio in un board con lui e Michael quindi è subito sotto. E Michael potrebbe addirittura attaccarlo per magari spezzare un po' questo ritmo veramente incessante. Apre il DRS, si avvicina a Michael ma non va all'attacco, allora aprono tutti il DRS. Luca Bigno alle sue spalle, lo aprono Michael, Schumi, Magico Sonny, forse non Fiorino. No, che è Fiorino uno, no. E si porta dietro Vampir che anche lui è al limite. Sia Vampir che Fiorino non hanno potuto aprire il DRS, mentre Magico Sonny per un pelo è riuscito a prendere il DRS di Schumi e sembrano che in 4 se ne possano andare via. Un po' lo specchio di quello che si era visto nei primi 7 giri del Gran Premio di Austria. I primi 4 che andavano via e con Michael! Oh, Michael! Muro! Muro Michael! Fortunatamente non ritirato, ma ha distrutto l'anteriore! Proprio ora che era alle spalle, proprio che l'aveva preso quel DRS ed è costretto chiaramente a lasciare andare tutto il gruppo. L'errore di Michael che torna quindi a dare strada libera a Schumi Legend, che ora si butta all'inseguimento ma non ha la possibilità di usufruire del DRS. Non è però una gran notizia ovviamente per Luca Bigno. No, adesso Michael deve cercare di perdere il meno tempo possibile. Dietro c'ha i piloti con la gomma hard che non vogliono perdere tempo, ma sono costretti ad alzare il piede e questo, diciamo, rovina un po' i piani di Topping Kestrel, che stava cercando a fatica di tenere il ritmo di F con la gomma più hard e potrebbe essere attaccato addirittura da Tukumi. Vediamo se va all'attacco Tukumi, che però sembra abbastanza lontano. Lampeggiava già la luce posteriore di Topping Kestrel in fondo al rettifilo principale. Mentre davanti Schumi sta provando ad accorciare quel decimino e mezzo che gli servirebbe per tornare in zona DRS nei confronti di Luca Bigno. Tutti fuori dal DRS in questo momento, a parte Kaisermatt. Nel frattempo torna in pista con un'ala nuova e un set di gomme hard nuove Michael. Quando siamo al giro 8 di 35. Che ha solamente questa gomma. Perché questa. Ha tutte rosse usate. Attenzione, canino! Oh, Stefano! Canino! E questo può essere il turning point, eh? Attendiamo di vedere un cartello. Safety car! Appena Michael era uscito dai box. Questo potrebbe aiutare Michael, perché forse ora i piloti con la gomma media
potrebbero valutare la sosta. Luca Bigno va dentro, lo segue Sciumi, credo lo seguiranno tutti. Va dentro Magico Sonni, topping, va dentro Fiorino, va dentro tutti i piloti con la media. Topping indeciso, deve continuare, deve. Continuano i primi due, questo, e questo sarà veramente interessante adesso. Topping va davanti, si troverà davanti a una mandria di piloti con gomma hard. Tutto sommato la gomma hard di Topping è anche praticamente nuova. E guarda che forse... Guarda che Krikkonen non riesce a stare davanti a Schumi. Sarebbe stato utilissimo per il compagno di squadra. Ci è mancato davvero un pelo, perché gli è uscito incollatissimo a Schumi quando il pilota Haas ha messo la sua Haas fuori dalla corsia dei box. Quindi Topping, Kestrel, Tukumic, Luca Bigno, Schumi, Krikkonen, Magico Sonni, Fiorino, Vampir, Kaiser, Matteff, Stefano, Marte e Michael, con Topping, Kestrel, che quindi insieme a Tukumic, che è stato l'unico pilota a non fermarsi. Erano anche ovviamente gli unici due piloti che erano partiti con la gomma hard. Sì, e in tutto questo Michael comunque con il cambio dell'ala è comunque ultimo, quindi sì, ma la strategia è ricongiunta con i suoi avversari, però comunque adesso la sua strada si fa veramente impervia. E adesso i scenari che si aprono sono interessanti, perché da quello che sappiamo Schumi, Michael e Alessio Fiorino non hanno più gomme nuove, mentre tutti gli altri hanno una gomma nuova che potrebbero usare nel caso in cui uscisse un'altra safety car negli ultimissimi giri. Quindi questo può essere veramente interessante per poi capire cosa vogliono fare i piloti che ho citato, che non hanno più gomma nuova a disposizione. Non sarà un'impresa facile quella di superare i piloti con la gomma hard, lo dice anche Di Legge in chat. Nel frattempo piovono su, è arrivata quella di Di Legge, è arrivata quella di Sbinno, è arrivata quella di Rossi, è arrivata anche un rinnovo del sottoscritto. Box per una Haas e quella di F fa, forse aveva una hard, una media nuova, scarta la hard. Ma è un bel jolly, perché 25 sì. Giri. Forse aveva 5 secondi di penalità. Sì, aveva 5 secondi. È andato a scartare la penalità. Però va su gomma media. E ha rimesso la media. Quindi lui aveva 4 rosse anche lui, perché ha rimesso la media usata. Sì, ha rimesso la media usata. Quindi decimo giro e insomma le carte si stanno mischiando abbastanza. Sarà interessante capire che gomma potrebbe avere nuova Luca Bigno, perché se ha la rossa nuova comunque anche lui è costretto a tirarla lunga fino a quando magari non capita una safety car agli ultimi giri, perché non ha gomma media nuova, non può cambiare strategia. È anche vero che per lui, ma come per altri, la track position è fondamentale. Cedere la posizione che ha in questo momento per mettere una gomma fresca non sarebbe ideale. È molto molto difficile da leggere questa gara. È difficile perché un'interruzione adesso in parte aiuterebbe Topping, perché Topping in una gara lineare poi si troverebbe a dover rimontare con la gomma media. Forse la safety car più utile per Topping e Tukumic sarebbe dopo la sosta, ovvero dopo qualche giro in cui loro hanno guadagnato secondi sul gruppo di testa, stando dietro a pista libera. In quel caso una safety car potrebbe aiutarli, se c'è margine con il delta, considerando che il delta poi sotto regime di safety car è ancora più ampio, serve molto meno per fare una sosta. Oltretutto la safety car fa un altro giro e quindi permette a F probabilmente di poter rientrare ai box e rimontare la hard a questo punto. Vediamo se va ai box F. Sì. Quindi F approfitta e monta la hard, torna sulla hard. Quindi questo deve essere frutto anche di un conciliabolo in casa Haas, consci del fatto che la media comunque non l'avrebbe portato in fondo. Attenzione Stefano, sì. Marte, scusami, ha rotto l'ala anteriore Stefano Marte. A questo punto quasi sicuro un contatto con Michael, che era la vettura davanti a lui. Attenzione anche a eventuali danni che potrebbe aver riportato Michael.
Io più che altro penso che ho una sensazione che sia andato a muro, L'uscita perdendo, già scaldando la... Sì, bombe. Perché Michael era ultimo, Stefano Marte stava davanti a lui. Ah, vero, pardon. E quindi sì, errore, a meno che non ha preso Kaisermatt. Bisogna capire cosa è successo. Purtroppo le immagini non erano sull'incidente in quel momento. Sta di fatto, Luca, che adesso per tutti quelli che hanno la hardware, tutti i piloti, fondamentale scaldare bene l'asse anteriore, ma soprattutto l'asse posteriore, perché la ripartenza sarà fatta sull'ultima curva, e l'ultima curva abbiamo già visto che è stata molto molto traditrice. Ed eccola qui, safety car in questo giro rallenta il ritmo davanti a tutti i top in Kestrel, che si ritrova davanti dopo la vittoria mancata per un soffio a Barcellona, a Catalunya. Oi. Fa l'andatura top in Kestrel. Piano vanno. Qui le gomme si sono raffreddate tantissimo, Vediamo se riuscirà a dare uno strappo top in Kestrel, che riparte subito all'uscita dalla penultima. E devo dire che sembra essere riuscito a cogliere di sorpresa Tukumic. A margine Topping, e Luca Bigno invece va subito all'attacco nei confronti di Tukumic. Mentre dietro Stefano Marte va in box, prova a inserirsi all'interno Luca Bigno, che però deve decidere di non attaccare. Poi c'è Magico Sonic con Krikkonen. Oh, Luca ha sbagliato e cede la posizione a Sumi Legend. Oh, incredibile. Ecco le gomme fredde di quale parlavamo prima. Nel tentativo di aprire gas per passare Tukumic, ha perso il posteriore e ha perso la posizione su Sumi. L'unica cosa che non doveva fare Luca Bigno, purtroppo l'ha fatto. Krikkonen all'esterno, Fiorino, prima di curva 6. E Krikkonen in grande difficoltà con queste gomme, sta mostrando ovviamente di non avere il passo dei piloti che seguono. Oh. Si sta infilando subito anche Vampir. Oh. Occhio, alla chicane. Qui è difficilissimo qui. Non so se Krikkonen è in grande difficoltà per il passo o in grande difficoltà perché non ha messo in temperatura le gomme come gli altri. Eh sì, poi soprattutto sono gomme più usate, quindi anche ha fatto più fatica, poi dopo non ha il grip di tutti dentro quelli attorno Vampir. A lui. E occhio dietro anche Michael nei confronti di Kaisermatt. Prova ad inserirsi, Michael sta cercando di approfittare di questa situazione di caos all'esterno nei confronti di Kaisermatt in curva 14. Bello. Poi si troverà all'interno all'ultima curva. Michael ha fatto una manovra super nei confronti di Kaisermatt, che prova ancora a resistere. Spettacolare manovra fra Michael e Kaisermatt, che ora può però usufruire un po' della scia di Krikkonen davanti. Alla fine però bene, ancora prova ad affondare all'esterno Kaisermatt. Una manovra che sembra non avere fine. Alla fine forse Bello. La sensazione di averla chiusa Michael. No. Che si difende ancora alla staccata profonda. E stavolta sì, mamma mia, che manovra Michael, ma che rispetto anche reciproco, quattro curve appaiati. Spettacolo, soprattutto grande manovra di Michael, perché ha sorpreso completamente Kaiser, che non se lo aspettava di trovarselo lì all'esterno. Michael deve cercare di passare immediatamente Krikkonen se vuole poi ricongiungersi al gruppo là davanti, formato da Topping e Tukumic, che ovviamente fanno il loro passo. Dietro si sono accodati Sumi, Luca, Magico e Alessio Fiorino. Questa battaglia potrebbe essere decisiva. Se Sumi riesce a frapporre fra sé e Luca uno dei due piloti là davanti, potrebbe poi creare il gap sufficiente per tirarlo fuori dal DRS. Subito nei tubi di scarico della Williams di Krikkonen e Michael, che si tuffa quindi all'attacco. Mentre davanti Vampir ha già preso il largo con oltre un secondo e mezzo di vantaggio nei confronti del secondo pilota della Williams. Sumi forse va all'attacco invece di Tukumic in curva 1, è molto vicino. Michael attiva il DRS, non è il DRS Krikkonen, che però Michael ha avuto un'uscita non troppo felice dall'ultima curva. Allora deve rimandare, vediamo se ci prova adesso. Si copre all'esterno Michael, profondo e staccata, ma profondo anche Krikkonen, che lo porta leggermente largo. Ora richiamo all'interno per Michael. Bello. Ancora appaiati, ruota a ruota Michael e Krikkonen vanno verso la salita di curva 6, e alla fine Krikkonen deve desistere. Michael si prende un'altra posizione, si è girato Krikkonen, passano anche Kaiser F e non ha preso il muro per millimetri. Mamma mia,
Tanto davanti Top Inchestra del Tupumi continuano a fare l'andatura con il gruppo dietro dei piloti con gomma nuova che non riesce a farsi strada. No, anche se però vedo là davanti che scuotano parecchio i primi due, che sentono che comunque stanno faticando un po'. Dietro Shumi deve cercare di passare Tukumik, che però approfitta della scia di Topping, e quindi per il pilota Haas è difficile la manovra di sorpasso. Occhio, perché dietro Luca Bigno deve cercare di recuperare dall'errore appena commesso. La sensazione è che Topping ne abbia un po' di più, solo che guarda quando si sta avvicinando ora Tukumik nei confronti del pilota della Aston Martin. Non va però all'attacco Tukumik, che decide quindi di proseguire in questo momento, in questo patto di non belligeranza, almeno momentaneo. Non per tanto. Si sono toccati. Ma infatti è entrato troppo tardi Tukumik. Un miracolo che nessuno dei due si sia girato. Sì, anche perché poi coinvolgere i piloti dietro sarebbe stato dietro, un secondo. E guarda dietro Luca Bigno come si muove alle spalle di Shumi, come a volersi riprendere la posizione nei confronti del pilota della Haas. La sensazione è che Luca Bigno comunque ne abbia di più, perché rimane da due giri davvero incollato a Shumi. Io, sì, quello è vero, ma io ho la sensazione anche che Shumi in questo momento non voglia essere coinvolto potenzialmente da una lotta là davanti. Attenzione, secondo settore, bandiera gialla ancora Krikkonen. Krikkonen sempre curva 6. Io credo che in questo giro Tukumik proverà l'attacco su Topping. Penso proprio di sì. Non sembra trovarsi particolarmente a suo agio Topping Kester con queste gomme hard dopo la ripartenza. Oh, quanto sono vicini. Uscita ancora dell'ultima curva, Topping, Tukumik, Shumi, Luca Bigno, Magico Sony, tutti attaccati. Occhio. Fino a Fiorino, vediamo se ora va all'attacco Tukumik, mentre dietro c'è un errore forza di Kaisermatt. Anche sì, dietro, grande movimento, si difende. Oh, si è girato Tukumik. Tukumik, errore, passa Shumi, Luca. Attenzione perché Luca prova ad approfittare di questa indecisione, prova ad andare un attimo all'interno. Attenzione, si è infilato Sony nei confronti di Tukumik. Wow. Spettacolare, wow, la vista dall'alto tra Magico Sonny e Tukumik, con Magico Sonny che alla fine si prende la posizione. Importante, importante mossa di Magico Sonny, che cerca quindi di non perdere il treno di Shumi e Luca Bigno. E ora tocca a Fiorino, e dietro si è ricongiunto anche Vampi e l'ha persa. Vediamo se Shumi cerca di andare subito all'attacco di Topping Kestrel. Sarebbe fondamentale per lui mettere il pilota dell'Aston Martin fra sé e Luca Bigno per cercare di fare margine. Io credo che appena Shumi attacca Topping, Luca Bigno cercherà di infilarsi immediatamente. Molto vicino secondo me Shumi. Più di quanto ce l'ha sia lui. Si chiude Topping. Non è vicino Shumi però alla fine. Non va all'attacco. Era molto più vicino Luca Bigno. Quasi intendere come se Shumi fosse più carico. Filo più carico. Perché secondo me era uscito dall'ultima curva molto più vicino di quanto non lo era poi a metà rettilineo. E dietro si stanno ricongiungendo Vampir e Michael. Stanno arrivando. Sì, lo penso intanto dalla chat. Secondo me Topping sta anche gestendo la gomma. Beh, in questo momento può permettersi di gestirla perché è davanti. Sì, quando gli altri ma... però tanto la sosta dovrà farla. Appunto, infatti quello stavo pensando. Non può andare fino in fondo. Qua è nettamente superiore Shumi nei confronti di Topping. Dietro Luca Bigno è attaccato, ma sì, ma sono tutti vicini. Ovviamente il ritmo che sta facendo Topping è molto più lento di quello che possono fare i migliori. Si risposta subito ancora Topping, e di nuovo guarda quanto allunga Topping. Ancora una volta Shumi lontano. Molto vicino qui. Però il Topping esce molto bene, allunga molto nel dritto. Oh, Luca Bigno! Luca Bigno vicinissimo a Shumi.
In questa fase c'è una tensione che è veramente palpabile. Devo ufficialmente un po' l'andamento ufficialmente anche... si Vai. Sono ricongiunti anche Vampire e Michael, eh? Gruppo di 8. E Michael per lui è già un miracolo, anche perché il compagno si fermerà, Toppin si fermerà, si troverebbe almeno sesto. Mamma mia, momento molto delicato perché Sciumi non vuole fare errori. Luca Bigno sa che deve arrivare davanti per guadagnare punti. Oh, errore di Tukumic. Attenzione Tukumic, girato Tukumic, mentre arrivano 3 secondi per Krikkonen. Prima Sciumi era uscito a 4 decimi e non è bastato. Vediamo adesso, sembra molto più vicino. Sì. Preparata molto meglio. Si sposta di nuovo Topping. Forse adesso ci siamo. Rompe gli indugi Sciumi che va all'esterno, la staccata di curva 1. No! Topping affonda la staccata, molto potente staccata Topping. Ruota a ruota fra Topping e Sciumi, con Topping resiste. Che ancora tiene la posizione, che difesa di Topping che non permette a Sciumi un nuovo attacco neanche col DRS successivo. Tiene durissimo Topping. Topping, la strategia sua è abbastanza chiara, Luca, aspetta la safety car. Non può fare altrimenti. Tu come che intanto vai box. Occhio Luca, dietro. Si fa vedere. Gruppone compattissimo con Topping che ovviamente, come dicevi tu in precedenza, sta facendo un passo molto inferiore a quello che potrebbero fare almeno Sciumi e Luca Bigno. Sciumi deve riprepararla all'ultima curva come aveva fatto il giro precedente. 2 decimi erano bastati, ma 2 decimi sono davvero pochi. Guarda che adesso è già 3 e mezzo. Prova a entrare forte per preparare l'uscita. Occhio perché è molto vicino Luca, È uscito meglio Luca di lui, attenzione. Sciumi non si avvicina, è molto vicino Luca. Si sposta. Oh, Luca va all'interno. Mamma attenzione mia, perché è andato lungo Topping. È andato lungo Topping e Luca Bigno ne va fuori 2 con un colpo solo. Luca Bigno è davanti a Topping. È davanti e Topping si difende ancora da Sciumi. Colpo da maestro Sonny. Di Luca Bigno. Sonny. Si è girato Sonny. Sonny. Si è girato Sonny Muro, l'ha persa in curva 4. Aggressivo sul corpo interno, safety car contro il muro. Safety car. Quando tutto era cambiato, quando Luca si è messo davanti, arriva l'incidente di Sonny che la mette a muro e tutto si resetta di nuovo con 16 giri al termine, che probabilmente saranno 14 o 13 dopo la ripartenza con la safety car, e vediamo se qualcuno avrà la possibilità di cambiare strategia, ma non credo lo faranno. Tranne una persona ovviamente, che è Topping, sì, a questo punto. Che aspettava solo questo. Ma sarà gomma media per la fase finale e sarà dietro a Kaisermatt, quindi sarà ottavo con una gomma media. La cosa assurda, Luca, è che Bigno ha sbagliato la staccata di curva 1. Non voleva passare Sciumi, però si è trovato leggermente lungo, ha scartato verso l'interno. Sciumi è stato colto di sorpresa dall'errore di Topping e si è generata questa opportunità per il pilota Williams, che ha risistemato il suo stesso errore. E poi dopo però ci ha pensato Sonny a riequilibrare le cose, perché nel tentativo di aprire gas, nel tentativo di sorprendere Sciumi all'esterno di curva 4, ha perso completamente la vettura in effetto pendolo ed è andato a muro. Ma quanta tensione c'è stata in quella fase di gara tra praticamente tutti i contendenti. Si ferma anche Michael, anche lui va su gomma media e lo stesso fa Kaisermatt. Seguono Topping, lo fa anche Krikkonen, loro vanno a scartare la gomma media, quindi avremo in questo momento, se si ferma anche Stefano Marte, errore di Krikkonen, 5 secondi per accelerazione in corsia box, arrivato forte quando non c'era motivo di rischiare. Michael mi dà con media nuova? Media nuova forse? Allora Michael aveva... Se era media nuova, allora Michael l'avevo visto giusto, perché Michael non era uscito per l'ultimo tentativo e quindi aveva 3 rosse.
Sì, giusto, giusto. C'aveva Michael tre non rosse. Era uscito per l'ultimo tentativo. Un tentativo. Quindi Luca Bigno, Schumi, Fiorino, Vampire F con le gomme hard. Topping, Michael, Kaisermar, Dukumi, Krikolen. Si ferma ora Stefano Marte. Anche lui, gomma media. Deve risalire un bel po', che è a più di mezzo lungo da Krikolen. Però adesso la gara per Michael per Topping potrebbe risultare interessante a questo punto, perché 10 giri di gomma nuova e soprattutto la media, che è una gomma veramente da gara. Sì. Occhio, Bisogna vedere quanto la sensazione che Topping in rettifilo ne avesse molta di forza, quindi potrebbe essere che anche in un trenino DRS tra la miglior trazione della gomma e la maggior velocità potrebbe avere un attacco più facile, mentre Schumi sembrava molto carico. E soprattutto Luca, secondo me più che l'ultima curva, il punto più fondamentale potrebbe essere l'accelerazione tra curva 1 e curva 2. Sì, anche. Ed è interessante anche il fatto che comunque a questo punto credo che difficilmente loro si fermeranno se succede un'altra neutralizzazione. Perché 20, la gomma arriva tranquillamente fino in fondo. Ora chiunque ha la gomma che ha arriva in fondo. Il problema è capire quanto le carte si mischieranno ancora, perché fino ad ora ne sono successe un po' di tutti i colori. E comunque ti segnalo F in quinta posizione. Questo anche ancora per il costruttore è veramente importante. Il team Haas sta veramente facendo un'ottima gara con entrambi i piloti. Lopensky dalla chat, Topping lo vedo molto bene ora. In teoria era una buona posizione perché è sesto. È totalmente a ridosso del gruppo di testa, con una gomma molto più prestazionale, con meno problemi anche di temperatura, perché ora il carburante è molto meno. Sappiamo quando questa pista sia pesante a livello di gestione della temperatura dei pneumatici. Sì, ma soprattutto con tanto grip in più. È vero. Tanto dietro c'è Krikkonen di nuovo ai box a scontare 5 secondi. Sì. Ma cambierà di nuovo la gomma. Metterà la rossa? Secondo me 10 giri sono un po' troppi. È rossa invece. Sconta i 5 secondi, i meccanici sono pronti con la gomma a mescola rossa, le soft. Non lo so. Credo sia più un'indicazione per Luca che una gloria personale. Per capire se è una rossa può comunque far la differenza agli ultimi giri. Tutto questo passa a Stefano Marte, che si schioda dall'ultima posizione, sale in decima e credo che in questo giro dovrebbe riuscire a raggrupparsi in coda al trenino. Ci prepariamo un bel finale di gara, bel finale. Sarà un bel finale, sono 12 giri molto intensi. Classifica che ora vedrebbe con queste posizioni Schumi Legend sempre davanti con 44 punti di vantaggio nei confronti di Luca Bigno, che accorcerebbe di 8 punti. E Luca Bigno, ricordiamo, ancora il giro veloce 19.5 di inizio gara, se non vado male. Ora arriveranno, credo, i giri veloci dei minuti con la media. Però non lo so. Altre... Bravo, stavo giusto per dirlo. Eccola la safety car che rientra in questo giro, con anche Stefano Marte e Krikkonen che sono andati a recuperare il gruppo. Luca Bigno, Schumi, Fiorino, Vampire F, gomma hard, Topping, Michael, Kaisermann, Dukumik, Stefano Marte, gomma media, Krikkonen, gomma soft. Attenzione alla ripartenza. Lopensky, ritmo. Al via, le ar saranno di ghiaccio, Mister X, il problema è che non si passa. Vediamo quando dà lo strappo Luca Bigno. Come riparte prima. Adesso come prima e di nuovo prende di sorpresa Schumi, che si ritrova a Fiorino vicinissimo, che però ha avuto una leggera esitazione in uscita dall'ultima curva. Era uscito incollato altrimenti.
quindi davanti posizioni che sembrano destinate a rimanere così cristallizzate. Fa leggero zigzag Tugumi che cerca di scaldare la gomma, e ora vediamo se Toppin Kestrel riuscirà subito a cercare di imporre il suo passo, imporre la velocità della gomma media. Subito incollato ad F. Nettamente, la media ne ha nettamente di più in questo momento. Settore centrale difficile superare, praticamente impossibile se non arriva un errore dell'avversario. Guarda quanto ne ha in percorrenza, può passarlo qua! S'affaccia all'interno! Oh! Attenzione, si gira! Troppo rischio. E Michael scavalcato da Kaisermatt, che a questo punto è lui il primo con gomma media, attenzione! Nel marasma anche Michael deve aver fatto un piccolo errore, una piccola esitazione. C'è anche un piccolo danno alla paratia esterna sinistra della vettura di Toppin Kestrel. Ci stava, lo capisco, però troppa foga. Michael ha scartato dentro la chicane per evitare il contatto, per quello ha perso la posizione nei confronti di Kaisermatt. Che adesso è una bella chance. Incollato Kaisermatt, mentre davanti Luca Pigno, mezzo secondo su Sciumi, 7 decimi su Fiorino. Occhio perché Kaiser è già incollato al posteriore della SDF, che è già fuori al secondo. Sfrutta tutta la scia Kaisermatt, che va all'interno, affonda ben la staccata F in curva 1, ma alla fine riesce a chiudere la manovra Kaisermatt. E si mette davanti con F che in staccata prova a staccare profondo. Occhio perché si prova ad infilare anche Michael all'esterno. Attenzione, wow. Michael fa un altro sorpasso all'esterno. Michael ci ha regalato due perle incredibili oggi. Michael è quello che è più veloce di tutti quelli che hanno gomma media. Se non si disturbano vanno a riprendere facilmente il DRS di chi è davanti. Quindi Kaisermatt prova a guidare la carica, mentre davanti Luca Pigno continua a guadagnare qualcosina, 7 decimi nei confronti di Sciumi dal prossimo giro di RS attivato. Tutti a 7 decimi, Luca Pigno da Sciumi, Sciumi da Fiorino, Fiorino da Vampir. Stanno rientrando sotto il secondo la coppia Kaisermatt-Michael. Michael sembra decisamente arrembante. Michael ne ha di più. Oh. Sono rientrati tutti. Nell'ultimo settore fa paura la gomma media, erano a un secondo e praticamente a mezzo secondo guadagnato nell'ultimo tratto. DRS abilitato, dal prossimo giro avranno modo di attivare l'ala. Michael, pardon, Kaisermatt di pochissimo abbassa il giro veloce, 19.5.24. Mentre dietro, attenzione, Tugumi su F, con F che ancora prova ad affondare, 19.4 Toppin Kestrel. A pista libera con l'ala leggermente danneggiata, Tugumi chiude la manovra nei confronti di F. Sta arrivando anche Stefano Marte. Davanti Kaiser incollato a Vampir. E si porta dietro Michael. Adesso inizia la fase più difficile però per chi ha gomma media. La fase più difficile perché c'è tutto il trenino. Si è staccato Fiorino, 1-1. Si è staccato Fiorino, 1-2. Sì, perché davanti i primi due stanno facendo un ritmo comunque infernale, Sta provando Luca Pigno a staccare in ogni modo Sciumi, ma Sciumi tiene botta. Occhio che Michael vuole risorprendere Kaiser come aveva fatto in precedenza. Vediamo se Kaiser va all'attacco di Vampir, che anche lui molto borderline con Fiorino. Un secondo, attenzione, Vampir è a rischio. Sembra non riuscire a tornare sotto, è molto borderline. Vediamo se riesce ad aprire l'ala. Sì, per un nulla, ma vediamo se la prestazione della gomma aiuta Kaiser. Wow, che staccata che però ha fatto Vampir. Topping ancora giro veloce, 19.228, ancora Kaiser. Torna sotto Vampir, che ha recuperato Fiorino, invece si è staccato. Si è staccato Fiorino e quindi ora Vampir avrà a sua volta l'occasione nei confronti di Fiorino. Ricordiamo Fiorino l'anno scorso qui vincitore in Master. Giro numero 27 di 35 intanto. Stanno volando via i primi due. Luca Pigno ogni giro riesce a mettere un decimino. Di nuovo Vampir a rischio. Attenzione, errore di Vampir. Scodata di Vampir. Deve passarlo. È la grande occasione. Non credo che Vampir riuscirà a colmare due decimi al T3.
vediamo se ce la fa. Sono anche di più, secondo me Kaiser la può aspettare. Può aspettare, avvicinarsi e tentare sul dritto. Vediamo se lo va a fare. La chance ce l'ha. Prepara meglio l'uscita. Attenzione in bandiera gialla. Credo Piccolen. No, Stefano Marte di nuovo. Ah no, Stefano Marte. Attacco, si difende all'interno Vampir nei confronti di Kaisermat, che affonda la stacca dall'esterno di curva 1. Vampir porta verso l'esterno Kaisermat, i due ancora appaiati. Apre di nuovo il DRS Kaisermat, che non ha però un'uscita molto brillante da curva 1. C'è spazio all'interno, prova a mettere il muso Kaisermat. Si difende Vampir. Grande difesa del pilota dell'Alfa Romeo, che sta cercando di difendere giustamente la sua quarta posizione. Oh, Michael! Ha approfittato di una piccola indecisione da parte di Kaisermat. Anche perché il podio sta sfumando via, Sì, perché sta Fiorino è lontanissimo da Schumi, è quasi a 2 secondi, ma Vampir anche ora è a 1,5. Sì, ma davanti che ritmo stanno facendo, Luca, perché impressionante. Stanno andando fortissimo. Capino sta quasi per mettere Schumi fuori dal DRS. Mamma quanto è vicino di nuovo Kaisermat. Vediamo se riesce di nuovo a preparare. Stavolta è più lontano però, Più lontano nei confronti di Vampir. Ci prova di nuovo, apre il DRS, non lo ha Vampir. Si avvicina, lampeggiano entrambi. Oh. Mossa va all'interno di nuovo Kaisermat nei confronti di Vampir. Leggero contatto, si scompone Kaisermat e si gira Michael. E si gira Michael, forse sorpreso dal controllo che ha dovuto effettuare Kaisermat. Incredibile. Sì, contatto. Non fortunato Michael, si è trovato in un paio di situazioni non particolarmente fortunate. Mentre davanti Luca Bigno, 8 decimi su Schumi, continua la battaglia, 6 giri al termine, giro numero 29 di 35. Non lo molla Schumi, finché il DRS ci prova. 1,9 ora Vampir da Fiorino, perde mediamente Vampir mezzo secondo al giro nei confronti di Fiorino. E Fiorino quasi altrettanto nei confronti della coppia Bigno-Schumi. Il problema per Schumi è che se non ha velocità sul dritto, cioè con quei 8 decimi può solo tenere il DRS, ma non sarà mai una minaccia per Luca Bigno. Deve cercare di fare qualcosa in più. Prova a ripreparare l'uscita Kaiser, ma esce a 3 decimi, ma non credo saranno abbastanza. E infatti non attacca. E dietro arriva Tukumic. Non riesce ad attaccare Kaisermat. Davanti si è riavvicinato Schumi, 6 decimi. 6 decimi, deve cercare di essere molto vicino nella parte centrale e per poi sentire di più l'effetto scia, perché in questo momento è un distacco nella quale serve a poco, nel senso che alla fine può solo rimanere lì a controllare la situazione, che peraltro comunque per lui potrebbe andare comunque bene ai fini della classifica. Quindi davanti Luca Bigno, Schumi Legend, Fiorino, Vampir, Kaisermat. Schumi non molla. Fiorino ormai compare da dietro, ma è una sagoma lontana. Quando stiamo iniziando ora il giro numero 31, ne mancano 4 prima della bandiera a scacchi. E Schumi rimane attaccato. Occhio Kaiser, che potrebbe tentare di nuovo l'affondo. Vediamo se ci riprova. Era a 3 decimi Kaisermat prima. Stavolta va ancora all'interno Kaisermat. Non riesce ad andarsi a difendere Vampir. Stacca profondo Vampir. Stacca profondo Kaisermat. Lo porta leggermente fuori. E alla fine vediamo, rimane perché lì. Rimane ancora all'interno Vampir nei confronti di Kaisermat, che stavolta dall'esterno con tanto grip Tukumic. In più, tanto grip in più, che prova a sfruttare anche Tukumic. Va tutto all'interno, mamma mia, si sfiorano, ma alla fine tiene la posizione Vampir.
Nel frattempo, da questo momento potete votare il vostro driver of the day ora in chat su Twitch. Errore di Vampir adesso all'ingresso della chicane, ovviamente per Otokumi che non può infilare il muso. Un gran premio dell'Ungheria che come al solito ci sta regalando tante emozioni. Torna 8 decimi Luca Bigno, torna a dare un piccolo strappetto nei confronti di Sciumi. A rischio era quasi 9,60 a metà della penultima curva, a metà della 14. È sempre lì, rimane lì a tiro di RS, però... La sensazione è che però non riesca ad uscire vicino all'ultima curva. Vediamo se magari sta tenendo qualcosa per le fasi finali, ma... L'abbiamo visto anche prima e sembra ormai una tendenza confermata. Sciumi all'uscita dell'ultima curva non è molto efficace. Tanto Tukumic dentro, mamma! Michael superato la Topping Kestrel. Sì. Mentre Tukumi che si è affacciato in curva 2 nei confronti di Vampir che ha chiuso la porta e quindi ha dovuto desistere il pilota della McLaren in un duello che sicuramente si protrarrà ancora per diversi giri e nella quale Vampir cercherà di mantenere la sua top 5 perché è utile anche per la sua classifica. Mentre là davanti Sciumi si è un po' riavvicinato, 6 decimi nei confronti di Luca Bigno, vediamo un po' se in questo giro sarà leggermente più vicino. Fiorino ormai lontano 4 secondi dalla coppia di testa che ha fatto il vuoto con un passo davvero di grande qualità. Eccolo, vediamo, Fiorino va sul 20 basso, Sciumi va sul 20, sul 19 medio ed è molto vicino a Luca Bigno adesso quando siamo entrati nel terz'ultimo passaggio. Adesso sì che si è fatto veramente vicino, per la prima volta diciamo è sotto il mezzo secondo, è sotto diciamo il confine che determina, intanto bandiera gialla T1. Krikkonen di nuovo con la rossa che evidentemente sta perdendo prescrizione. Molto vicino ora Sciumi a Luca Bigno, si fa minacciosa la Haas. Fase delicatissima della gara e forse anche del campionato. Sì, perché questi punti guadagnati per lui. Oh, largo! Non buonissima la terz'ultima curva di Luca Bigno. Non buonissima. Tirato giù anche una marcia in meno all'ultima curva per occhio. Cercare di stringere la macchina. Vediamo se sta vicino al giro. Apre il DRS, si avvicina, si sposta, affonda, va lungo Bigno che però riesce ad andare un pelo prima di Sciumi sul gas e dovrebbe riuscire a mantenere la posizione. Per ora sì, e respira con poco meno di due giri al termine. Sciumi sembra essere molto messo meglio in frenata, quando dai il classico bite sul freno, no? Sì. In quel punto, in quel momento lì è molto più efficace nei confronti di Luca. Se si deve far vedere magari per tentare una staccata all'ultimo potrebbe avere una chance. Luca lo vedo molto al limite quando deve andare a frenare forte, sembra avere un posteriore leggermente più leggero e fa fatica a controllarlo in fase di staccata. Kaisermat è arrivato su Fiorino, Kaisermat a 8 decimi. Kaisermat prova ad andare a prendere il podio a Fiorino. Però manca un giro. Deve fare un ultimo giro nell'ultimo settore. Vediamo, vanno a iniziare l'ultimo giro per quella che potrebbe essere l'unica vera possibilità. Occhio. Di attacco Krikkonen. Intanto occhio che c'è. È più vicino di prima Sciumi. Prima era 4 decimi, ora sono 3,84. Molto vicino, ma è come prima. Occhio che adesso si potrebbe infilare. Si difende Luca Bigno che si sposta per una frazione di secondo, non si sposta Sciumi. Riesce a tenere la corda Luca Bigno, è uscito incollato Sciumi. Si sposta all'interno Luca Bigno, va all'esterno Sciumi, Luca Bigno
si difende bene lui, attenzione a Shumi che può ancora lui all'interno, bello, attenzione Shumi, vanno in salita, wow, vanno pari, è l'ultimo giro, Luca Pigno la tiene, oh! Shumi va all'esterno, Shumi va all'esterno ancora, non molla, wow, ed è un capolavoro quello di Shumi Legend con Luca Pigno, Luca, che prova a rispondere all'interno della chicane, controllo al limite, Shumi passa, è un capolavoro di Shumi Legend, belli così ne ho visti diversi, ma diversi, diversi molto pochi, ecco. Spettacolare, spettacolare, ha fatto una manovra all'esterno, l'ha tenuta pure dentro, l'ha tenuta pure dentro, non era facile, grande anche Luca a lasciare il giusto spazio, ma una manovra che può determinare una stagione. L'ultima curva per Shumi Legend, che sicuramente starà gustando fortissimo questa vittoria. Shumi Legend vince il Gran Premio di Ungheria. Kaisermatt arriva un pelo da Alessio Fiorino, manca il podio, ma quello che ha fatto Shumi Legend all'ultimo giro è un capolavoro che in oltre una decade di gare su FIT abbiamo visto poche volte, e come dicevi tu Jacopo, la collaborazione di Luca Pigno ha fatto tanto, perché all'ultimo giro in questa fase di campionato con tutto questo in palio ci hanno regalato un ultimo giro stellare. Questo è quando tu, come nel tennis, strappi il break nel momento decisivo, quando pensi di andare al tie break, no? E invece ti strappa il break all'ultimo. Questa è una mossa che vale tanto, non solo per questa gara, ma può valere tanto per questa stagione, perché era fondamentale per Luca Pigno stare davanti, ma quello che ha fatto Shumi sorprendendolo così è stata una mossa veramente, veramente audace. Probabilmente abbiamo assistito in questo momento al miglior sorpasso dell'anno. Alesi già ci aveva regalato qualcosa di incredibile sotto la pioggia battente 7 giorni fa in Austria. Qui tra Michael e ora questo duello finale all'ultimo giro fra Shumi Legend e Luca Pigno, abbiamo visto qualcosa di davvero strepitoso. Sono sicuro che i social da questo punto di vista gradiranno molto le immagini che arrivano dalla gara di questa sera. Direi che anche la faccia mia col meme della scorsa stagione, della scorsa volta, sarebbe emblematica. E occhio, perché secondo me questa gara di meme ne sono arrivati tanti, e per il dopo gara vi invitiamo a rimanere con noi perché li andremo a vedere insieme, anche insieme ai ragazzi che ci raggiungeranno. Questa è la classifica finale dell'undicesima prova della Sport League, che si chiude così fra mille colpi di scena in Ungheria. Davvero una gara incredibile. Noi come al solito ci prendiamo una piccola pausa e torniamo fra pochissimo per il salottino post gara, nella quale ci raggiungeranno Shumi Legend, Luca Pigno e Alessio Fiorino. A tra pochissimo! Amici di Formula Italian Team, se sono qui è per un annuncio importante. Ebbene sì, vogliamo farvi un regalo. Un regalo? Di che si tratta, dai? Momento, ci arrivo, mi dai un secondino, arrivo. Dai Luca, non tenerti sulle spine che stiamo provando, cosa bolle in pentola? Vogliamo farvi un regalo, anzi due, ma come fare? Molto semplice, vi basta seguirci su Twitch, infatti alla fine di maggio, alla fine della nostra stagione agonistica, due regali, entrambi estratti a sorte. Il primo, fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per almeno 3 mesi consecutivi, da 3 a 5 mesi per la precisione, e il secondo, un pochettino più grande, estratto fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per 6 mesi o più. Ma non ci credo, ma Luca sei serio? Allora corro, corro subito! Ma non scherzare, dei regali, assurdo, ma chi se ne frega delle Master, io vi saluto, ciao ragazzi! E quindi non perdete tempo, andate su Twitch, seguiteci e rinnovate il vostro abbonamento, o iniziate a farlo, valgono tutti gli abbonamenti, anche Prime, perché se avete Prime e non lo sapete, su Twitch l'abbonamento è completamente gratuito.
sì, vabbè, Luca, ho capito tutto, va bene tutto, però dici che cos'è sto regalo, cioè vogliamo sapere qualcosa, dai. Adesso vuoi sapere un pochettino troppe cose, rimanete sintonizzati qui, vi faremo sapere anche qual è il vostro regalo. Nel frattempo, ci vediamo su Twitch. Ho provato il simulatore e devo dire che le impressioni sono state ottime, diciamo. L'unica cosa che forse sarebbe migliorare un po' il mal di mare che ogni tanto diviene. Per il resto è una tecnologia veramente molto ottima e bisogna provarla. Sì, è sicuramente un attrezzo molto avveniristico, pur mancando le sospensioni che gestiscono il movimento del mezzo, comunque ti dà una sensazione di una percezione della realtà molto efficace. Va benissimo, un ottimo attrezzo, veramente un bel giocattolo. E oggi sono venuto per fare un giro con una macchina di un collega qua, di un amico, e invece mi sono ritrovato a provare questo marchingegno fantastico che dà delle sensazioni meravigliose, non rischiando niente, è molto divertente, molto divertente. Io lo consiglio anche a chi non è esperto, perché devo ripetere che è divertente. Le sensazioni di guida sono veramente molto reali. Non mi aspettavo che fosse così divertente, ho trovato la vera sensazione di guidare in pista, soprattutto hai la possibilità di provare diversi modelli di auto e ognuno ha la sua propria caratteristica. Vederlo dall'occhiale col casco ha proprio la vera sensazione di guidare in pista, anche quando ti giri con la testa, vedi all'interno della macchina, così come quando guidi hai la possibilità di muoverti e non è come quando vedi in un monitor che in realtà sei tu e il monitor, come se giocassi a un videogioco normale. Ci sono, arrivo, eccoci qua! Ciao Don Roberto! E allora, state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa, ci vuole un qualcosa di forte, bene! Questa è una proposta gioco, state bene attenti! Un prodotto unico, è bello, lo senti, ti dà i brividi, ti dà gioia! Questo prodotto è una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 39, 20 euro. È resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati Aldo, soffermati su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, diverso il abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, anche invernale. La mettete col jeans, il pantalone elegante, va bene. Ce n'è una, viene Aldo, seguimi. Abbiamo la grigia, tinturita, la vinaccia e quella bianca, bene? Quando vi siederete direte, no babbo, non è possibile, no babbo! E invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile. Ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. Eccoci rientrati, buonasera, benvenuti, pronti per questo post gara di un Gran Premio di Ungheria della Sport League, che è stato davvero pirotecnico, Jacopo. È stata la classica gara di Ungheria che ci troviamo sempre a commentare ultimamente, nel senso che ogni anno succedono i cotti di crude. Questo ha regalato uno degli ultimi giri sicuramente più belli che abbiamo visto della Sport, uno degli ultimi giri più belli sicuramente che abbiamo visto
credo nella storia, nel pit in generale, sicuramente da mettere nella top 10 degli ultimi giri più belli. Austria 2017 credo che sia uno dei pochi concorrenti. Sì, diciamo che veramente è stata una bellissima lotta, ma è stata una bellissima lotta tutta la gara tra tutti, perché alla fine siamo arrivati a un certo punto della gara che eravamo in 8, in 9, addirittura potessela giocare per la vittoria, visto che era un lungo, lungo trenino, ma poi diciamo che i primi due hanno fatto veramente una resa dei conti stupenda, ma in generale è proprio stata veramente una bellissima gara, complimenti a tutti, perché questa entra di diritto tra le gare più belle di quest'anno. Forse non solo, e allora io direi di partire con... di partire con le interviste. Partiamo dal vincitore, partiamo da Sciumi. Noi ci stiamo ancora riprendendo, l'ultimo giro è stato incredibile, di una gara che comunque è stata una montagna russa continua, non c'è stata mai un attimo di pausa. Sciumi, ci sei? Stanno ancora riprendendo i NAS? Sì, assolutamente. Puoi dirlo? Sai, stanno prendendo aria. No, non ci muoviamo, stiamo qua, anche perché dalla cameretta dove siamo non mi posso muovere. Anche io, ecco. Occhio. Che cos'è? Occhio che partono meme. No, no, è il cappello dello sponsorino. Allora, dicevamo, un ultimo giro incredibile di una gara che è stata la montagna russa, cioè avanti, dietro, sopra, sotto. Da dove partiamo? Allora, facciamo da una premessa. Con tutta l'adrenalina e il cardiopalma che c'era all'ultimo giro, io non so se a curva 3 e 4 mi lascio sullo spazio giusto. Credo di sì, anche perché mi hanno detto che dalla nave che l'ho lasciato. Spero sia così, questo perché la battaglia è stata bellissima, però ci tengo che sia stata così. Premesso questo. In qualifica ho fatto un buon tempo, però non il mio best. Però il mio best penso che comunque non mi porterei in pole position, perché se non mi sbaglio in allenamento mi ero fermato a tipo 20-30 millesimi dal tempo di Luca. E onestamente non mi aspettavo che lui facesse quel giro, anche perché di solito se fai il tempo che ha fatto lui vuol dire che c'hai anche il decimo successivo, quindi il 15-4. Quindi aveva davvero ha fatto davvero una gran qualifica. Poi la gara è partita male perché mi ha superato subito Mike. Tra l'altro con una staccata un po' rischiosa, però diciamo pulita. Purtroppo nella mia situazione di campionato non è che posso avere tanti rischi a curva 1 al primo giro. Fortunatamente ha fatto un errore di 40 secondi. Poi dopo la safety c'è stato quell'errore di Luca che mi ha messo davanti a lui. E lì mi sono ritrovato più o meno nella stessa situazione di Imola, se vi ricordate, dove davanti c'avevo Stefano Cannino, poi c'ero io e c'era, in questo caso c'è un altro. Topping so che è uno molto bravo a difendersi, è campione sport, non per caso, credo, non sia mai campione per caso, e quindi ho provato a superarlo. Lì si è difeso un po' al limite, non capisco onestamente perché, dato che non faceva gara con voi. Ma non nel senso di campionato, ma nel senso di gara, credo che la Topping stesse cercando di difendere la track position in attesa di una seconda safety per potersi fermare con voi eventualmente. Sì, infatti la sua difesa è stata lecita, solo in un'occasione fosse un po' al limite quando ero all'esterno, lui ha allargato tanto la sua traiettoria, ha giocato e quindi Sentiamo un po' a tratti, Sciumi. Fai un po'. Sai come quando non prende la linea del telefono. Ora? Prova. No, niente. Poi perfetto. Il giro dopo Luca si è inventato un gran sorpasso, credo. Perché io mi sono messo all'esterno. Topping ha cambiato un po' traiettoria, quindi ed è finito lungo. Quindi io sto aspettando di fare l'incrocio. Lì si è infilato Luca. Mi ha ricordato molto. Forse il sorpasso che fece Massa in Canada. Al tornantino per pochi, sì, e quindi penso abbia fatto un gran sorpasso. Lì ho pensato di averla persa la gara, perché ho detto non riesco a passare Topping usato, come faccio a passare, ha un passo decisamente migliore, ma molto più fresco.
E poi l'ultima flash, onestamente, e lo sentirete poi quando metterò gli highlights, io ho visto che Topping era sesto con la media fresca, ho detto questo la va a vincere, meglio che la vince lui che la vince Luca, quindi avevo suggerito a Fabio di farlo passare se l'avesse attaccato. Poi quando Topping si è schiantato ho capito che o la vincevo io o la vinceva lui. Onestamente io vedevo che comunque per stargli incollato con DRS e tutto dovevo usare un po' di ERS, infatti sono arrivato agli ultimi due giri che ne avevo il 30-20%, quindi poca roba, e non sapevo quanto ne aveva lui, ma vedendo che non lampeggiava se lo stava comunque tenendo un po', ma non so quanto ne aveva. Però vedevo il mio sorpasso molto difficile, ho puntato al penultimo giro, mi è sembrata un'occasione ghiotta, però sempre senza rischiare troppo perché non sono nella posizione di farlo, e niente, ultimo giro stessa situazione del penultimo giro, io mi sono fatto vedere ma non stavo per tirargli la staccata della vita. Lui si è difeso a curva 1, secondo me un po' male, è finito lungo, io ho incrociato a curva 2. Curva 2, all'esterno, là, onestamente l'ultimo giro è indescrivibile, perché noi siamo arrivati a curva, abbiamo fatto curva 2, 3 appaiati, curva 4 all'esterno, lui è arrivato leggermente davanti, io non lo so, là, tempo fa ascoltai un'intervista di Valentino Rossi, che descrisse la gara del Catalogna 2009, Barcellona 2009, come disse: in quell'occasione sei disposto a tutto pur di vincere, anche di ritirarti. E anche se non ero nella posizione di farlo, oggi volevo, a quel punto volevo vincere, a quel punto in curva 4 volevo vincerla la gara. E secondo me siamo stati entrambi abbastanza corretti a lasciarti lo spazio, perché sennò lì uno dei due si ammazza. I sorpassi si vedono solo quando uno è nettamente davanti, non quando si è appaiati, quindi penso che lì c'è stata correttezza di entrambi. Tanto il gioco non mi ha dato neanche avviso, quindi l'ho fatta bene la curva. E poi là, penso l'ultimo settore non avevo più cioè non lo so, poi non... niente, che dire. Jacopo, domande tu? Ma no, complimenti, cioè l'ultimo giro, quel sorpasso lì è veramente bello, cioè la sensazione è stata proprio che almeno quello che ho sentito quando ho visto quel sorpasso è che, diciamo, che l'asticella oppure la direzione del campionato sia stata leggermente presa da quel sorpasso lì, perché è stato proprio una prova di forza veramente veramente importante. Onestamente faccio fatica a farti la domanda, perché ti sei inventata la vittoria, cioè onestamente non pensavo che potessi avere una chance, e niente, cioè complimenti, nulla da dire onestamente, sia io che Luca appena abbiamo visto il sorpasso, nulla da dire. Secondo me, questo lo dicevamo a telecamere spente, anche secondo me questo può essere sicuramente il sorpasso dell'anno, il sorpasso del campionato proprio in generale, ma probabilmente può essere anche proprio il duello, uno dei duelli più belli che abbiamo visto negli ultimi almeno 5-6 anni in tutte le gare del FIT, quindi complimenti davvero. Non mi dite al pari di Monza 2020 Master all'ultima curva? Se là, non è lì, allora, poco ci manca. Ma sai cos'è? Che lì hanno fatto il botto e qua no. Lì c'è stato un po' di... c'è stato un po' più caos, ecco. Molto bello, molto spettacolare, ma anche tanta malizia, cioè tanto... tanta cacciara. Io chiudo dicendo soltanto che a Luca faccio i complimenti, perché oggi, secondo me, fino all'ultimo giro se la meritava lui ampiamente, sia per la pole sia per la gara, cioè quel sorpasso che mi ha fatto che non ho mandato giù. Cioè secondo me fino all'ultimo giro se la meritava lui, poi è successo quello. Perfetto, allora voi rimanete qui perché abbiamo dei meme e dopo aprite tutte le cam e ce li vediamo insieme, così ci facciamo una risata finale, perché i social si sono scatenati durante questa gara. Passiamo a Luca. Seconda posizione, lo dicevamo anche durante la diretta, la sensazione è che questa doveva essere una gara di svolta dove bisognava rosicchiare qualche punto. In più di un'occasione sei stato nella posizione
di metterti nella condizione di poter guadagnare punti. Alla fine, una volta un errore, una volta qualche situazione, alla fine, insomma, all'ultimo giro siete stati ruota a ruota per metà pista, ma è mancato quel poco, insomma, hai fatto il possibile, ma non si poteva fare l'impossibile. Allora, sinceramente, cioè, dopo la gara di settimana scorsa, che era andata davvero male, guardando al potenziale che avevo sull'asciutto, più che altro, perché sull'asciutto già nelle prove vedevo che andavo veramente molto forte rispetto a come effettivamente sono andato in gara, sia per il bagnato, sia perché dovevo trovare un bilanciamento con l'assetto, che poi non è arrivato, però è andata male e 51 punti di distacco prima di questa gara mi hanno fatto pensare che io fossi ormai già fuori dalla lotta per il campionato, perché non vedevo la luce, non vedevo la speranza per potercela fare. Io infatti sono arrivato qua con dei dubbi su quale assetto usare, perché prima andavo più veloce con uno, poi con l'altro. Alla fine, dopo che ho fatto una prova veloce prima della gara, ho deciso l'assetto. Effettivamente è stata la scelta giusta, anche perché ho fatto in qualifica il mio miglior tempo di sempre su questa pista, e anche in gara sentivo di potermela gestire. Sapevo che comunque quando stavo dietro senza pressioni ero abbastanza veloce da poter stare dietro a chi avevo davanti, appunto. E diciamo che quindi la gara di oggi l'ho presa abbastanza leggera, senza tanta pressione, e poi vediamo cosa succede, mi sono detto. E la pole sinceramente non me l'aspettavo, appunto perché non avevo mai fatto questo tempo, e quindi è uscito un bel giro e non credo che l'avrei potuto migliorare in nessun modo. Poi la partenza, per quanto riguarda la mia situazione, era stata perfetta, perché c'era già Michael tra me e Schumi e io avevo la possibilità di gestire, anche perché vedevo che ne avevo più di Michael, quindi potevo crearmi un gap. Però mi sono ricordato poco dopo che quando ci sono io primo, a prescindere da tutto, quello è il momento in cui esce la safety car. Si è visto l'anno scorso in Prime, si è visto anche quest'anno in alcuni casi, e oggi è successo ben altre tre volte. Su questo ci posso fare poco. La prima safety car è stata al primo giro, bene o male non ha cambiato tanto la situazione, è rimasto tutto, almeno davanti è stato tutto più o meno uguale a prima, e poi ho gestito il ritmo, ho fatto magari qualche piccolo errorino, ma comunque sono arrivato alla seconda safety car abbastanza in gestione, comunque con le gomme, con il ritmo. E poi la seconda safety car tutti i primi sono entrati per mettere le hard, era prevedibile. E io già dalla ripartenza sapevo che poteva essere un problema avere Topping e Tukumic davanti, perché quello che pensavo era che avrei dovuto passarli velocemente per poi mettere distacco. E non mi ricordo benissimo come è andata, solo che sentivo di poter tirare la staccata su Tukumic, ma poi all'ultimo ho deciso di non buttarmi dentro, e ho avuto anche il problema in ripartenza che soffrivo la gomma fredda al posteriore, poi con la hard tutto peggiora. E quindi in uscita da curva 1 la stavo perdendo, e quindi sono stato passato, e ho avuto anche altri problemi di questo genere nei giri dopo. Poi sono riuscito a ricompormi, a riprendere il ritmo, e credo se fosse anche abbastanza evidente che riuscivo a stare incollato ai primi abbastanza facilmente. Poi è arrivata quella staccata dove vedevo che Schumi stava andando all'esterno, allora io mi ero detto all'inizio, vabbè, sto dietro, cerchiamo un incrocio, casomai vediamo cosa succede, e invece poi vedo che Schumi frena molto, molto prima del solito, allora sia per evitarlo che per istinto mi sono buttato all'interno, e poi con anche Topping che è arrivato largo mi sono buttato dentro pure su di lui. In quel momento non ho capito più niente, pensavo solo a uscire dalla curva 2 in testa, così è stato, e due curve dopo è uscita la safety car e ho potuto prendere fiato. E poi l'ultimo stint è stato particolare, perché non pensavo che io e Schumi avremmo
subito staccato gli altri. Comunque si è ripetuta la stessa cosa che si è vista già in più gare, dove noi due ce la giochiamo per la vittoria fino agli ultimi giri, e anche oggi è stato così. Poi l'ultimo giro, per quanto mi riguarda, poco da dire, si è visto tanto spettacolo, un gran bel duello, molto, molto corretto. Sì, in curva 1 ho forzato la staccata, ho impostato male la curva perché temevo che si buttasse dentro subito, perché comunque era un po' più difficile, se avessi seguito la traiettoria e non ci avesse provato sarebbe stato più difficile provarci in curva 2. Invece l'ha gestita bene lui, e quindi è andato all'esterno di curva 2, poi assieme abbiamo fatto la 3. E poi alla 4 io ho cercato di tardare di poco la staccata, ma alla fine lui è andato ancora più tardi sul freno, e l'ho visto che è andato largo. Io stavo cercando di prendermi lo spazio che mi serviva per tenere la macchina in pista, diciamo, e mi è sembrato, ma dovrei riguardare, che lui mi abbia passato quando aveva tutte le ruote fuori dalla pista. Dovrei controllare, però ho questa sensazione. E poi vabbè, il resto del giro, quando ormai aveva chiuso il sorpasso, per me era finita, non c'era più niente da fare, i punti di sorpasso erano finiti. E poi avevo pure, da quanto mi hanno detto, avevo pure la gomma tipo con 10% di usura in più, qualcosa del genere, quindi non potevo neanche forzare, sfruttare la gomma, perché non ce n'era. E è finita così, pazienza. E quindi adesso, se dovesse finire così, il campionato, diciamo che per me è praticamente andato, quindi... Diciamo che dalla prossima, se già questa ti è ripresentato nella condizione di correre tranquillo, dalla prossima è sicuro. Sì, dalla prossima... Quel senza che viene... E poi... sinceramente, sì, è così. Quindi il mio obiettivo è tenere il secondo posto, che comunque per essere la prima stagione in sport non è un brutto risultato. Sì. Direi che... Bel salto in avanti rispetto all'anno scorso anche. Assolutamente sì. Comunque cercherò di giocarmela per le singole gare, cercherò di fare buoni risultati. Poi l'obiettivo è secondo posto, poi se succede l'impensabile, meglio così. Perfetto. Jacopo, domande? Ah no, mi accodo ai complimenti che avevo fatto prima a Sciumi, anche per Luca, perché comunque hanno fatto un duello spettacolare, abbiamo dato tanti meriti a chi ha vinto, ma anche meriti comunque allo sconfitto, che comunque il duello si fa in due, e quindi ci deve essere una controparte che comunque dà spettacolo. In questo caso te sei stata la controparte che ha perso, però ha dato spettacolo, ha fatto divertire tutti. In chat, per esempio, adesso stavo leggendo anche Lopensky, che comunque conferma il grande duello, molti si sono divertiti, è stato veramente bello. Ma è proprio bello anche vedere questo duello che è dalla prima gara, che c'è tra di voi. Ogni gara c'è sempre il dubbio su chi può vincere, perché comunque il direttivo FIT non rilascia direttive tecniche per azzopparne uno. Ecco, no, sì. Mi dissocio. Ma soprattutto il fatto che ogni gara non sai mai chi può vincere tra uno e l'altro, c'è sempre qualcosa, una piccola inerzia che va a favore di uno, a favore dell'altro. Magari in qualifica una volta uno è più veloce, poi alla gara dopo è l'altro più veloce, in gara uno va bene con una gomma e poi viceversa nella gara successiva l'altro risponde alla stessa maniera. È veramente un duello bellissimo, e sono comunque contento che voi vi stiate comunque divertendo e che state facendo divertire tutti, perché è veramente un bel duello appassionante. Quindi complimenti, e ci vediamo alla prossima, magari con un altro duello del genere. Perfetto, allora lasciamo un attimo a riposo anche Luca Bigno, andiamo da Alessio. Ovviamente rimanete, perché i meme sono pronti, ne arrivano altri, aiuto, quanti ne abbiamo. Allora Alessio, una gara, insomma, alla fine raccogli un podio tra virgolette anonimo, perché nell'ultima fase di gara, insomma, eri in un limbo, ti sei difeso da Kaiser che arrivava con le medie, ma
davanti Luca e Luca e Schumi sono andati via. È un buon podio, sono 15 punti, però ecco, una gara buona ma non eccezionale. E mi aspettavo di più. Sono contento da una parte perché era da un po' che non saliva a podio, visto che le ultime gare ho sempre fatto errori. Però questa gara mi aspettavo un po' di più. In qualifica potevo magari partire secondo, solo che poi in ultimo tentativo mi sono toccato con Niki. Infatti, e quindi sono bravo, ti volevo chiedere cosa era successo, perché dalla live volevamo capire, perché abbiamo visto il tuo contatto, abbiamo visto la penalità di Niki e ci è venuto il dubbio su cosa fosse successo, c'era stato un rallentamento, un contatto. Eh sì, perché non so cosa sia successo a lui, ma lui si è in mezza traiettoria, praticamente piantato, e l'ho preso. Forse quindi la benzina, stato... perché aveva fatto un secondo tentativo. Può essere. Benzina, sì. E allora sono stato costretto a partire terzo, poi... Niente, in partenza Michael è un proiettile ogni volta, è una mina, cioè parte sempre forte. E quindi mi ha scavalcato, poi anche magico. E poi è stato un po' in rimonta. Con la media non avevo passo, per niente, mi trovavo abbastanza male. Con la dura un po' meglio, però con il fatto del safety car avevo sempre tanto carburante, cioè ha aumentato tanto, visto che già era partito pesante. Quindi questa gara è stata un po' così, però ecco, rispetto alle ultime sono più contento. Però insomma adesso, ora come ora, non guardo neanche il campionato, vivo gara per gara, provo a vincere qualcosa se riesco. E boh. Perfetto, Jacopo? Sì, io ho una domanda per Luca e per Alessio, già che c'è, lo faccio anche perché sono più una curiosità la mia. Cosa c'è di particolare, di diverso rispetto a un 100? Quali sono le tue difficoltà rispetto alla 100 che hai fatto l'anno scorso? Nel senso, inizio stagione ti davamo come uno dei favoriti, uno dei probabili favoriti. Hai vinto l'anno scorso qua in Ungheria e comunque stavi dimostrando di essere molto competitivo in Master. Ritorni a fare la 50 e ti vediamo un filo più in difficoltà, molto diciamo al limite rispetto a quello che ci potevamo aspettare. Quali sono state le, diciamo, le difficoltà che hai riscontrando ritornando a una categoria con una differenza di percentuale di distanza di gara rispetto a quella dell'anno scorso? Allora, la differenza è che in Master inizio gara mi trovo molto più in difficoltà, perché io sento tanto la difficoltà quando ho tanto carico di benzina, la macchina pesante non riesco a portarla al limite e andare forte. E, mentre per quanto riguarda questa stagione, ultimamente ho anche poco tempo per allenarmi, vista anche la scuola, e quindi insomma mi sono allenato 2 giorni in prova a tempo per capire bene la pista e oggi ho fatto un po' di passo gara. Quindi mi trovo un po' in questa situazione. Magari se mi allenassi di più sarebbe un po' più diverso. Perfetto. Allora, prima di andare in chiusura, intanto vi invito a riaprire le webcam così i meme li guardiamo insieme, perché sono un po' liberi. Al volo, andiamo a vedere anche quello che è il driver of the day, perché è stata una battaglia testa a testa anche fra il pubblico, fra Luca Bigno e Shumi Legend, con il pubblico da casa che alla fine con il 43% delle preferenze ha incoronato driver of the day Luca Bigno. Detto questo, andiamo allora. Eccoci. Io sono curioso, Partiamo, eccoci. Aspetta, questa dobbiamo rimpicciolirla un attimo, scusate. Eccoci qua. Ecco, quando una Ferrari monta la Hard in Ungheria, ah shit, here we go again. Io c'ho la tosse, non posso ridere. E una ce la siamo pure giocata a muro. Ecco, vediamo ancora cosa ci hanno regalato. Luca Bigno fa la pole in Ungheria. Luca Bigno parte bene, mette fuori dal secondo Michael. Luca Bigno perde il posteriore, si fa riprendere da Michael che poco dopo va a muro e passa a Schumi. Luca Bigno in ripartenza la riperde in trazione, Schumi si ritrova secondo senza sforzi. Effettivamente la sequenza è micidiale, una dietro l'altra.
Allora, il problema è che non bastavano le vignette, perché ce ne dovevano essere altre due. Per la gara serviva un patacco così. Vediamo cos'altro abbiamo. Luca Bigno è dietro a Schumig e Topping. Luca Bigno passa a Schumig e Topping in curva 1. Poco più avanti esce una safety che ha usato la Magico Sonny. Ecco. L'ha detto Luca, detto, ogni volta che sto primo esce la safety, ecco il meme. Vediamo cos'altro ci hanno regalato. Nessuno. Stefano Marte, che nel marasma generale fa 25 sosta in box. Vabbè, onestamente. E ne ha fatte diverse, ma per fortuna. Ne abbiamo altri due. Le dimensioni di una F1 non permettono i sorpassi in Ungheria, ma Michael non lo sa e fa sorpassi pure sui corto di Telescan. Io avrei aggiunto l'ultimo giro. Vediamo l'ultimo che ci hanno inviato. Luca Bigno, sono primo in una pista dove le occasioni di sorpasso sono scarse all'ultimo giro, alla fine del giro sono secondo. Luca, t'hanno preso di mira, eh? Pazienza. Vabbè, ovviamente si ride, però effettivamente. In Ungheria ci aspettiamo, lo dicevamo anche prima, in Ungheria ti aspetti sempre quelle gare un po' meno... mischiate da questo punto di vista, invece finisce sempre che succede di tutto e si vedono sorpassi clamorosi. Detto questo, siamo in conclusione, quindi ringrazio i ragazzi, ringrazio Sciumi, Luca Bigno, Ale per essere stati con noi, lascio andare al debriefing post gara, ringrazio Jacopo per essere stato con me in cabina di commento. Grazie a te Luca. E niente, siamo ufficialmente in conclusione, ricordiamo ovviamente l'appuntamento di domani con la Pro League sempre qui in Ungheria, sempre qui alle 21.30 sul canale di Formula Italian Team. Grazie e buonanotte anche da parte mia, Luca Flaminio, ci vediamo domani!